Benvenuti! Con questa serie di podcast vorremmo proporre una chiave di lettura che auspichiamo nuova e originale del femminismo contemporaneo e dei suoi dintorni. Svolgeremo dunque alcune riflessioni applicando al femminismo, ai suoi capisaldi e ai suoi slogan alcuni concetti derivati dal campo delle scienze evoluzioniste, discipline che negli ultimi 40 anni si sono potentemente sviluppate e che sono arrivate a svelare con particolare rigore scientifico la radice di gran parte dei comportamenti e delle emozioni umane. Il risultato delle nostre analisi deriva da una imponente quantità di studi scientifici che, per correttezza, citeremo sempre integralmente nella descrizione del podcast, di modo che l'ascoltatore più curioso possa verificare le fonti o approfondirle. Buon ascolto! Nel podcast precedente sottolineavamo come la maggiore propensione alla violenza dei maschi rispetto alle femmine sia il risultato di una feroce selezione che nel corso dei millenni ha messo i maschi stessi gli uni contro gli altri per svariati motivi. Talvolta è qualche risorsa, talvolta è il territorio, ma in assoluto il principale motivo dei conflitti che ha plasmato la genetica maschile a essere più incline all'uso della forza è la competizione per la femmina con cui accoppiarsi. Perché, ebbene sì, il maschio atavico, così come quello odierno, è un organismo che ospita geni egoisti, ossia geni che hanno come unico scopo quello di replicarsi e passare in organismi successivi, figli, nipoti e così via. L'unico modo per farlo è quella piacevole pratica che prende il nome di accoppiamento. Sono questi geni che oggi spingono un ragazzo a fare l'occhiolino o a fischiare all'indirizzo di una bella ragazza per strada, attività oggi biasimata come catcalling, o a provarci insistentemente, oggi si chiama stalking ed è un reato, o anche solo a fantasticare di fare sesso con qualunque soggetto femminile un minimo attraente che capiti sotto il suo sguardo, cosa che non è reato, perlomeno non ancora. Piaccia o meno alle femministe e ai loro inglesismi colpevolizzanti, probabilmente sì, sono ancora quei geni egoisti e impuniti a ispirare quei comportamenti. Sono gli stessi geni che allettano ogni uomo neurologicamente sano e fisiologicamente in salute con il pensiero di una vita poligamica, fatta di avventure, di una notte e via, conquista dopo conquista. Ovvio, consciamente, non tutti gli uomini hanno questo tipo di pulsione. Su di essa si sono accumulate numerose pressioni culturali atte a contenere la sua esuberanza, ma sul fatto che si tratti di un istinto profondamente radicato non ci sono più dubbi dal lato scientifico. Ovvero è qualcosa di cui tutti, uomini e donne, ma soprattutto femministe, dovrebbero prendere atto serenamente, magari sforzandosi di capire il perché le cose stiano così per i maschi e chiedendosi qual è il contraltare evolutivo femminile. Per capirlo, occorre riuscire a fare un passaggio concettuale importante, dal semplice momento di piacere legato all'accoppiamento, che è lo scopo immediato dell'atto, a quello molto più pregnante, sottinteso e proiettato nel futuro, che è il momento della fecondazione e della procreazione, punto centrale della nostra storia evolutiva. Fare il Casanova è per un uomo sicuramente dilettevole, ma sul piano evolutivo c'è un prezzo da pagare. Non avere certezza che le femmine con cui ci si è accoppiati siano rimaste incinte e non sapere se i nostri geni incarnati nel figlio che nasce sopravvivranno o no, una volta lasciati alla madre mentre andiamo a cercarci qualche altra avventura sessuale. Quegli stessi geni che spingono gli uomini alla poligamia inducono questo tipo di preoccupazioni più o meno consce nel maschio, che deve affrontare anche un altro aspetto. Non tutte le femmine sono lì ad attenderlo a braccia aperte. A meno che non si sia un elefante marino alfa con il suo corposo harem di femmine, ruolo per ottenere il quale si devono comunque ingaggiare sanguinose battaglie con i rivali, la femmina va conquistata e convinta all'accoppiamento. Ed è qui che la palla passa all'altra metà della terra, la femmina, che ha il suo asso nella manica, il rifiuto di copulare. È lei ad essere richiesta e desiderata, dunque fa lei le regole, forte del fatto che porta in dote quel grosso uovo nutriente che è la passione dei geni maschili. Non solo, anche i geni della femmina hanno le loro esigenze. Essi sanno che una volta fecondate, tra gestazione, allattamento e prime cure, le femmine che li ospitano potranno occuparsi soltanto di quell'unico figlio. Dunque non avranno le opportunità che il maschio, non potranno andarsene in giro a farsi inseminare ancora e ripetutamente da maschi diversi.
I geni della femmina, in altre parole, sanno di avere molte meno occasioni di diffondersi rispetto ai geni del maschio. La conseguenza è che le femmine devono puntare sulla qualità dei geni ricevuti e questo le induce a scegliere con la massima cura il maschio con cui accoppiarsi, cercando di fare in modo poi che questo non torni a bighellonare alla ricerca di altre femmine, ma si fermi con lei ad accudire il nuovo nato, per poi avere la certezza di generarne altri successivamente in esclusiva con lei. Una femmina ha la necessità di eliminare i pretendenti casuali e di copulare soltanto con un maschio che ha provato in anticipo le sue qualità di perseveranza e fedeltà, per esempio costruendole un nido o portandole notevoli quantità di cibo. Se il maschio sottostà a queste condizioni, mostra alla femmina di essere disponibile al sacrificio di rinunciare ad altri accoppiamenti, pur di accoppiarsi con lei. Già questo è un segno di qualità che la femmina vuole verificare. Ora, fino a qui abbiamo parlato in termini generici, in modo da riferirci indistintamente al mondo animale o a quello umano, ed è tempo di andare un po' più nello specifico, a partire da un punto che la scienza evoluzionistica ritiene sia la chiave di volta per comprendere le relazioni tra maschi e femmine, dunque anche tra uomini e donne. Il discrimine sta nella possibilità di uno dei due sessi di avere più figli rispetto all'altro, il maschio ne ha più della femmina, e di investire di più nella cura della prole, la femmina lo fa più del maschio. Tutte le differenze sessuali di tipo standard, le dimensioni, il comportamento sessuale, la scelta del partner, l'aggressività, derivano da questa differenza primordiale. La distanza tra maschio e femmina nell'investimento genitoriale, in altre parole, è la chiave di volta dell'intero edificio evolutivo. In talune specie animali tale distanza è molto ampia, ad esempio in certi primati, in altre è molto stretta, ad esempio in molte specie di volatili. E per gli esseri umani? L'esito di svariate ricerche è che gli uomini di tutte le culture conosciute si impegnano nell'accudimento dei figli molto di più rispetto a gran parte delle altre specie animali e alla maggioranza degli altri mammiferi maschi. La genitorialità dei maschi è nel menù genetico degli esseri umani. Questo deriva dal fatto che produrre un nuovo essere umano è un'impresa enormemente costosa sia per la donna che per l'uomo ed è forse per questo che la nostra specie si è evoluta riducendo moltissimo la differenza tra uomo e donna nell'investimento genitoriale. E perché la sola avvicinata e non annullata come accade in alcune specie di volatili? Perché sugli uomini pesa un elemento genetico tanto profondo quanto trascurato dalla cultura contemporanea, l'incertezza della paternità. È ben noto, la madre è sempre certa, il padre mai. Essendo quella umana una specie a fecondazione interna, solo la madre può essere identificata con certezza. Questo fa nascere l'incubo per l'uomo di trovarsi a spendere risorse e tempo a proteggere e crescere un figlio che non veicola i suoi geni. C'è anche questo atroce dubbio nella tendenza maschile a occuparsi meno della prole rispetto alla femmina. E non è solo una cosa umana, è stato provato anche nel mondo animale. Nelle specie in cui i maschi hanno una maggiore certezza della paternità, investono di più nei loro piccoli. Nelle specie in cui i maschi ne hanno di meno, investono di meno. Il che potrebbe aprire una riflessione importante sull'opportunità di un esame del DNA del feto da porre tra quelli obbligatori durante una gestazione. Vista l'origine evolutiva di questo bisogno maschile, sul medio o lungo periodo una cosa del genere potrebbe rivoluzionare letteralmente e in senso positivo gli adattamenti relativi alle relazioni tra uomini e donne. Direttamente collegata con la differenza di investimento genitoriale è la gelosia, un'emozione anch'essa atavica e profondamente radicata sia negli uomini che nelle donne, seppure con modalità diverse. Per gli uomini è un istinto che induce alla sorveglianza del partner per essere sicuro che non si accoppi con altri maschi, quindi per non trovarsi a spendere anni a crescere un figlio che non porta i suoi geni. Questo spiega perché la gelosia maschile ha carattere eminentemente sessuale. La gelosia della femmina invece è più emotiva. La sua urgenza è che il maschio che ha coinvolto nella cura parentale non si faccia affascinare da una proposta simile avanzata da qualche altra femmina. Al di là di queste differenze, però, è da notare come alla base di tutto non ci siano elementi culturali come il senso del possesso, un amore fuori controllo, un amore tossico o sciocchezze del genere, bensì un'attenzione potentemente concentrata sulla prole, quella incaricata di ricevere i geni dei genitori e di diffonderli ulteriormente. Il maschio vuole essere certo che i figli siano suoi,
La femmina, che ha già questa certezza, vuole vicino un maschio che le dia una mano a far sì che i figli sopravvivano. Occorrerebbe prendere nota, insomma, che le differenze tra maschi e femmine, cioè uomini e donne, in tema di accoppiamento e sessualità, non potrebbero essere più ampie. L'uno è quantitativo, interessato com'è ad accoppiarsi il più possibile. L'altra è qualitativa, interessata com'è ad accoppiarsi solo con chi si mostra all'altezza. Ma il punto d'incontro c'è, ed è la prole. Un punto d'incontro che talune specie, ad esempio i gorilla, ignorano bellamente, ma a cui i geni della specie umana tengono particolarmente. Va da sé che questo sorprendente punto d'arrivo evolutivo potrebbe essere anche un punto di partenza per discutere della pratica abortiva, ma è argomento che esula dal nostro ragionamento, quindi lo lasceremo ad altri. Ma quali prove ci sono che le cose a livello evolutivo siano state stabilite davvero così? Una prova è visibile, senza andare a scavare nella scienza, già nella vita di tutti i giorni di noi esseri umani. È ben noto, infatti, che le donne possono normalmente ottenere un partner più attraente se offrono sesso senza un impegno duraturo, mentre gli uomini possono ottenere una partner più attraente se offrono anche un impegno duraturo, protezione e mantenimento. La spiegazione dei vecchi e flaccidi milionari accompagnati da giovani e bellissime donne sta anche qui, nei geni. Un'altra tesi che viene portata come prova, sebbene su di essa gli scienziati non siano ancora unanimi, è basata sulla forma del glande umano, la cui parte bassa si sarebbe evoluta a formare una sorta di canale atto ad estrarre dalla vagina della compagna l'eventuale seme giacente di un altro maschio, a riprova dell'importanza per il sesso maschile di avere certezza della paternità. Ben maggiore consenso alla tesi che solo il piacere sessuale maschile sia un adattamento evolutivo vero e proprio. Compito del maschio è quello di spargere i suoi geni ovunque possibile e per convincerlo l'evoluzione gli ha reso l'atto particolarmente piacevole. E l'orgasmo femminile allora? Con buona pace delle femministe che filosofeggiano sul piacere delle donne, secondo gli scienziati sarebbe un sottoprodotto dell'orgasmo maschile. Attenzione però, nel linguaggio scientifico sottoprodotto non ha una valenza morale o qualitativa, significa solo che la possibilità di provare piacere nasce come incentivo per la sfera maschile e per qualche motivo è scivolato anche sulla sfera femminile che non ne avrebbe bisogno. Potendo avere molti meno figli di un maschio, la femmina non necessita di un tale incentivo, eppure l'evoluzione gliel'ha trasferito. In sostanza, gli orgasmi femminili sarebbero un po' come camminare sulle mani. Non siamo stati progettati per farlo, ma data la costituzione di base del nostro corpo, ne siamo capaci. Parte della sessualità è anche il corteggiamento, che è la via che si percorre per arrivare all'accoppiamento. O meglio, dal lato maschile per arrivare a conquistare l'assenso della femmina, dal lato femminile per valutare il maschio che si propone. È accertato che buona parte dell'intelligenza umana, maschile e femminile, si sia evoluta proprio per gestire questo percorso, in un contesto di scelta reciproca del compagno. Gli uomini e le donne del nostro passato ancestrale tentavano entrambi di affascinarsi a vicenda, con vari talenti, anche se gli uomini lo facevano con più fervore, ed entrambi erano più esigenti nella scelta dei loro partner a lungo termine, anche se le donne lo erano un po' più degli uomini. Entrambi, inoltre, competevano con altri maschi o altre femmine per attirare l'attenzione dell'altro o dell'altra. Non di rado questa competizione sfociava in confronti violenti, in particolare per i maschi, e con ciò ci riconnettiamo all'argomento del podcast precedente. È evidente che nel quadro appena fatto mancano alcuni tasselli importanti. Ad esempio, quali sono, se ci sono, i parametri che attirano uomini e donne fino a spingerli a corteggiarsi e poi ad accoppiarsi? E che dire del caso in cui il maschio, respinto, obblighi la femmina al coito, attività che tra gli umani viene classificata come violenza sessuale e punita con svariati anni di reclusione? Sono tutte tematiche che tratteremo nei prossimi podcast, essendo fondamentali per integrare quanto detto finora. Che però è già sufficiente per mettere al palo una lunga serie di memi distruttivi del femminismo. Per esempio il potere sessuale detenuto dal maschio, la genitorialità usata come trappola per incastrare le donne in ruoli sottomessi, la gelosia come tipico sentimento possessivo maschile patriarcale, la facile eliminabilità della prole dal tavolo delle relazioni uomo-donna, la scarsa importanza dei bisogni maschili in un'ottica genitoriale, o ancora l'inesistenza delle differenze di base e l'inesistenza della complementarietà tra uomini e donne.
Tenendo in considerazione le conclusioni scientifiche elaborate ad oggi, il tutto emerge come mero ciarpame ideologico, finalizzato ad allontanare con qualche slogan ciò che l'evoluzione ha avvicinato nel corso di millenni. Con i loro tentativi di maschilizzare le donne, a ben guardare, le femministe fanno quasi tenerezza, visto che la loro predicazione si infrange sulla straripante maggioranza di donne che continua a selezionare attentamente il principe azzurro con cui sposarsi, avere figli, esattamente come Darwin aveva previsto 170 anni fa. Il problema è che nel loro malsano tentativo, assecondato con me da miopi autorità, stanno rendendo la vita impossibile ai volenterosi maschi e alle volenterose femmine della nostra specie. Fortuna che, prima ancora che il buon senso, hanno di fronte due nemici pressoché imbattibili: i geni e i processi evolutivi.